Benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a farvi compagnia con un bel video di Roblox e come sempre cerchiamo di selezionare le mappe più interessanti in modo tale che se vi piacciono potete giocare anche voi. Come sempre link in descrizione della mappa. Oggi nello specifico ci sfidiamo in dei duelli di domande scossa, dove però ogni volta che sbagli la risposta l'acqua sale, proprio come in questo momento stiamo perdendo ovviamente di proposito per riniziare il round. Quindi Steph vs Fere, vediamo. Bellissimo. Chi sarà più bravo. Secondo me è giusto sfidarci in difficoltà difficile, perché mi sembrano veramente semplici le domande. Sì, abbiamo provato almeno ci proviamo. Anche per capire un attimino la situazione, credo che ci divertiremo parecchio oggi. Tra l'altro ho notato che con molti pochi Robux puoi uccidere l'avversario, perché letteralmente con 20 Robux tu anneghi il tuo avversario, che mi pare un po' eccessivo. Però non utilizzeremo nessun mezzuccio del genere. Questa è una sfida che devo vincere con l'intelligenza. Anche se ho visto delle domande che... che un po' ti lasciano perplesso. Parecchio. Allora... ma tu ci sei la stella... quanti cervelli ha un octopus? Ecco, questo è il tipo di domanda alla quale Stefano non ha nessun tipo di risposta. Io ho scritto la mia risposta, però non ce l'ho. Anch'io non ce l'ho. Io ho detto due, secondo io me... io ho messo tre. Ci stava due, no? Due io cervelli. Io starei tra l'uno e il cinque. Comunque, che bella figura. Facciamo difficile, perché tanto è semplice, è troppo no, semplice. No, 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 ma perché comunque... due se... ignoranti patentati. Vabbè, ma chi è che sa quanti cervelli ci sono? Nove! Vabbè, okay. Ciaone, dai. Vabbè, iniziamo bene, iniziamo bene. Ma da me non è salita l'acqua? Infatti, ti ho visto, perché? Ottimo. Allora, vabbè, che brutta domanda. Aspetta, ma solo negli Stati Uniti, però. Credo di sì, presidente. Vabbè, storia. Quanti presidenti sono stati fuori? Non so. Celebre uno. Io la sparo, perché non la so. Però non credo sia solo uno. Infatti, io perché... no, dato che ne ricordo uno, io ho detto uno. Due, perché mi ho detto non sa solo uno. Neanche due, quattro. Quattro, porca miseria, poraci. Era un bello sport, una bella attività. Io vorrei gruppo. Sapere perché tu la prima domanda non hai preso l'acqua. Ma neanche però. A te adesso, giusto? Ma vedi che non ti è risalita. No, non è rotta, l'ho capito. Adesso poi te lo spiego. Allora, quante volte LeBron James ha vinto l'NBA Finals MVP, quindi il miglior giocatore delle finali degli NBA? LeBron James è uno dei giocatori più longevi io della non storia. Io non seguo il... l'NBA. Esatto, il basket, non ho idea. Ma neanche io, eh. Comunque, praticamente, chi ci va più vicino non gli sale l'acqua. Ah, ok, è bellino allora, io ho detto 9. Io ho messo 5. Sono adesso a te sale l'acqua, vedi? Ma no. Sì, 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 perché no, ci sono più vicino. Ottimo! Bella sta mappa, raga. Allora, dai, ma che ne so? Quando, cioè, quanti anni aveva Mozart quando ha scritto la sua prima sinfonia? Allora, Mozart mi sa, o era Beethoven che l'ha fatto da giovanissimo? Non lo so. O anche Mozart? Non lo so. Perché Beethoven, uno dei due, è iniziato da molto piccolo. Ma tu pretendi che io mi ricordi queste date? Io la sparo. Ho questa sensazione. Ha questa sensazione lei. Raga, giocatela con gli amici perché è veramente carina sta mappa. 8 anni. E poi quando nasci genio. Oggi non sai cambiare neanche la lampadina, 25. Esatto. Allora, comunque ho messo 13, ci sono andato abbastanza vicino. Ok, questa la so. Questa sono sicura sulla risposta, non guardare il mio schermo. Ma perché mi hai preso? Che magari sei un ignorante e non lo sai. Non stiamo facendo una bella figura. Allora, prima di tutto io c'ho l'acqua che mi arriva ancora ai cavigli e te stai già annaffiando. Spendo i 20 Robux, quindi non mi minacciare. Cara, spendo stai 40 zitto, Robux e ti ha poco due volte. Dovete giocarla comunque con i vostri amici. Non dico per forza dal vivo, perché magari non vi potete vedere in quel momento, ma in chat vocale. In perché chat vocale così vi insultate, esatto. Sono d'accordo. Bellissimo. Sono pienamente d'accordo. Fate tipo la chiamata di WhatsApp o su Discord. Non lo so. Questa io... ditemi quello che volete, ma a che serve sapere esatto. quanto ossa abbiamo nel corpo? Cioè, se sono un dottore va bene, ma se sono un essere umano normale... ma che me frega? Ma che me frega se ho 101 ossa o 148? Io l'ho sparata. Sparata. Cioè, anche quanto hai messo? 48. Ma sei scema? Secondo me non c'è modo che sono meno di 100. E infatti, dai! Ma che ne so! Ma 48 ce ne sono nella schiena! Ma le devo contare anche piccoline! Cioè, per me è un osso in testa! Stai ad affogare perché fai schifo! Che ne so! Ok, quanti stati degli Stati Uniti si affacciano sull'Oceano Pacifico? Pacifico. Io non so neanche quello dell'Oceano Pacifico, neanche se è quello che hanno alla sinistra o quello che hanno alla destra. Esatto, anch'io so. Facciamo 4. 4 stati. Sono grandi gli Stati Uniti, quindi 4 stati ci stanno. Guardate, se devo indovinare... scusatemi. No, dimmi che non mi ha dato il voto. 5, c'ero. Ok, c'ero, avresti vinto c'ero. A priori, avrei messo 7 barotto. Sì, più o meno c'ero, vedi, a livello di feeling.
Dai, però, ragazzi, ma che domande sono? La percentuale. Del Nilo che passa sull'Egitto. Ma che ne so? Il 40%. Ci sta. Ma che? Non lo so, cioè, proprio lo sparata. Beh, però questo è importante da sapere. Sì, certo, guarda, sicuramente domani non potrò più uscire di casa se non so questo, perché il parrucchiere mi chiederà qual è la percentuale, altrimenti... Il 22! Altrimenti non mi taglia i capelli. Cosa vuol dire? You make a change for a US dollar. Penso... In quanti modi lo puoi cambiare? Sì. Con le monete, con che cosa? Con le monete. Uno. Non lo so, ma vengono in mente altri. Con le monete, con il banco, ma non ha senso. Cosa stiamo rispondendo? Staff, rifacciamo un round easy, che almeno sembriamo un po' più intelligenti. No, ma non c'è bisogno di essere intelligenti. Credo che intendesse quanti tipi di combinazione di monete puoi utilizzare. Ah, ma non l'ho capita. Forse, non ne sono sicuro, eh. Perché poi sono molto brevi. Scusami, come domanda. Allora, cara, è durato 7 minuti, 6 minuti, un round in difficile. Se mettiamo facile, probabilmente dura un mese e 45 giorni. Se dai, vuoi, facciamo facile. Proviamolo. Va bene. Vediamo quanto è facile. È difficile. Ma difficile, il punto è che dovresti credo. Farmi domande particolari, non cose così. Ma no, ma ci sta, ma se tu che la prendi troppo seriamente, l'obiettivo no, è fare un po' meglio dell'altro. Vabbè, dai, però. Ecco, guardate in che situazione ci ha messo. Sì, ma passiamo da domanda di prima elementare a domanda di cultura generica che un bambino poi probabilmente manco sa. Ma infatti è una sfida a chi ci va più vicino. Non ad azzeccare il numero vabbè, perfetto. Vabbè. Comunque, alla fine del video, diamo anche il voto alla mappa, lo stiamo iniziando a fare in tutti i video, perché secondo me è una cosa carina, quindi facciamo sapere quanto ci è piaciuta da 1 a 10, che sarebbe un po' anche quanto vi consigliamo, quindi giocare la mappa da 1 a 10. Allora, vediamo un attimino se queste domande facili avranno un senso logico. Purtroppo. Però vedi, vorrei la via di mezzo. Staff, vorresti no, non pagare. Staff. No, no, tu te la becchi perché è tua responsabilità, perché... L'hai fatto, cioè hai buttato 20 Robux. Esatto, li butto. Hai buttato 20 Robux. Sei una cretina. Lo so, butto i Robux. Ti sei presa la responsabilità di provare facile. È stata una schifezza. Dovevi accettare di schiattare e basta. Infatti adesso io ho comunque la vittoria. Tu zero, cosa stai facendo? Stavo guardando quanto costa ridurre quanto l'acqua. Dai, rendiamo su l'acqua. Difficile. 10. 10? No, i prezzi devo dire che sono onesti. Ah, per... esponi i blocchi per andare tipo più in alto. Sì, è così bellino. Non affoghi. Bellino. Carino. Cioè, devo dire che... Ok, che li paghi, però almeno per una volta ci sono dei prezzi che sono abbastanza onesti e non ti sparano i 200 Robux. Guarda, li ho contate proprio ieri quante regine ci sono state in Inghilterra nella storia. Proprio ieri ho detto, ah sì, è vero. Ho risposto. Ma come fanno certi ad avere 706 vittorie? Cioè, stai qui dentro... Esatto. 24 su 24. 8, ma sei pazza! Ma che dai! Sei pazzo! Scusa, è ovvio, pensa da quando ci sono i re ad oggi. Quanti anni vuoi che siano passati? 1000 anni? Ma no! Secondo me è meno e poi devi contare che se vivono tanto. Raga, quante varianti di avocado esistono? Non lo so, io adoro l'avocado, ne mangio tanti ma non ho la più pallida idea. Proviamo a dire 6 e magari ci avviciniamo. Non lo so, non ho la più pallida idea. A sto punto provo a fare la risposta più plausibile possibile. Quante... varianti di avocado. Ah, perché di Inghilterra 500 era la risposta, state. Steph. 500. 500 tipi di avocado. A me sembra di mangiare sempre lo stesso, quindi. Questa l'abbiamo fatta prima. Quanti erano? Non me lo ricordo più. Quante regine ha avuto l'Inghilterra? Non sto googlando. Quanti erano? Non te lo dico. Non ricordo. Sto affogando. Non te lo dico. Ah, ok, forse me la sono ricordata. Allora, sto andando a vedere. Regine regnanti, cioè senza marito che fosse... No, mi interessa le regine in generale. Comunque vedi che ci sono dal 1500 le regine, quindi se ne scatta una ogni 40 anni di media, non possono essere... Sì, però devi poche. Contare anche tutti gli anni in cui praticamente le regine non ci sono, perché ormai sta anche di facciata. No, perché ad oggi la regina c'è ancora. Sì, ma è di facciata. No, ma conta lo stesso. Ma secondo me l'ha sbagliata. No, non la so. How many countries in South America continent? Allora, non la so, ragazzi, io in geografia non ho il senso dell'orientamento, quindi non riesco. Cioè, quante davvero? Ne so? Sì. Imparato. Ok. Vabbè. Dicevo, non ho davvero il senso dell'orientamento, io è proprio una cosa che mi manca.
io mi perdo anche se esco sotto casa, non sto scherzando, quindi non riesco proprio a ricordarmi queste cose visivamente. Però aspetta, 2020 non mi ricordo. Secondo me così mi ci avvicino. No, l'ho sparato, ne ho detti troppi, non me lo ricordo. Tu dovresti saperlo, cioè segui tantissimo Nadal, dovresti azzeccarlo al 100%. Hai sbagliato totalmente, io ho azzeccato perfetto o giù di lì. Ah, vedi, è andata troppo. Tu hai messo i grandi slam generali, esatto. Ma ti ha chiesto soltanto quello di Parigi. Dopo che ho risposto l'ho realizzato. Questa la so perché, sì, perché la mia materia preferita a scuola era la biologia. E quindi sono proprio molto interessato, sì. A no, io proprio vado tutti i giorni, tipo mi sveglio alle 4 del mattino e vado a studiare gli octopus. Posso chiederti quanti cervelli ha uno squalo? 6. Probabilmente anche tu ne sei, molto piccoli, tutti staccati tra loro. Noccioline. Siamo ad 1 dalla seconda vittoria di Steppo. Quante stelle ha logo di Starbucks? Non ne ho idea. Fere, no! Hai googlato l'anima? Sto guardando. No, guarda anch'io. 2. Io avrei detto 5. Io avrei detto 5? Eppure conosco benissimo Starbucks. Comunque io ho googlato quanto era grande il pacchetto, non quante ce ne fossero. Ed è l'unica cosa che ho googlato, perché poi la regina d'Inghilterra l'ho googlata dopo. Non mi interessa! Abbiamo cercato! Ho vinto. Ho googlato! Ho 2 stelle, 1 e 2. Perché? Giusto così. Ma era sbagliata. Giusto così. Guarda, 1, 2. Forse è logo. No, anche 3. Addirittura c'è pure la stella sulla testa della sirena. Ma lei ci ha corretto con 1. Appunto. Giusto. Raga, ma c'è chi fa queste domande? Ma controlla, ragazzi, che siano corrette le risposte. Io vi ho detto che secondo allora, me... Allora, perché c'è il logo, è presente che c'è il logo con scritto Starbucks Coffee, che ha 2 stelle più la stella in testa alla sirena. Ma quello è il vero logo. E infatti, lui stava contando sicuramente il logo senza la scritta, ma dai, il logo è quello. Comunque 2 vittorie a 0 è pesante, Ok, la so, dovrebbero essere i colori dell'arcobaleno. Appunto, sono scemo e non so i colori dell'arcobaleno. O so 7 o so 9. Quindi se sono i colori dell'arcobaleno sono quelli. Ragiona. Quanto è scritto? 7. 7 dovrebbero essere. Sì, però io ho problemi con i colori dell'arcobaleno. No, ma anche io ricordarmi a memoria quanti dovrebbero essere. Come no? 6. Ragazzi, sono abbastanza sicuro che è sbagliata. 7. No, però LGBT effettivamente mi sa che sono solo 6. Però il colore dell'arcobaleno sono 7, io ho pensato ai colori dell'arcobaleno. Quante ossa ci sono in un piede umano? Prima abbiamo fatto il totale e sappiamo che sono 200. Se pensiamo al piede, a quanto è piccolo, a quante ossa ci potrebbero stare all'interno del piede? Allora. Nope. Però avevo no, non ho risposto! ok, era... Era il 22, mi pare. 22. Ragazzi, se giocate un po' questa mappa e poi sfidate i vostri amici, potete far finta di essere dei sapientini viventi, perché comunque e si e poi però, secondo me, perdete gli amici perché tutti odiano i sapientini. Potrebbe. Io non li ho mai sopportati perché, secondo me, avere queste nozioni in testa è totalmente inutile, soprattutto da ognuno quando abbiamo... Ognuno decide di sapere quello che vuole. Da quando abbiamo un telefono in mano non serve a niente, preferisco tenermi al cervello cose molto più utili. Io però la percentuale del Nilo e l'Egitto la so. No, ma allora, vedi, questa è una cosa inutile. Il faraone Ramses II, quanti... Ma che ne so di quanti figli ha fatto il faraone Ramses II? Secondo me 4. Comunque vedete, queste sono nozioni che è inutile ad avere, Steph, dai. Ma tenetemi dalla testa cose più importanti che davvero servono nella vita. Io se fossi stato un faraone ne avrei fatto 3, non 4. Ma ne facevano 45. Dai, non è vero. Non è vero. La madonna. Vabbè. Questa era una cavolata con Diamond. 8.000 Steph. No, vabbè, potenzialmente puoi, se ci pensi. Però non lo so. Allora, ci fermiamo così. Personalmente, il mio voto è un 7. Un po' risicato per diversi motivi. Io avrei detto 6.5. Vi spiego. Allora, in sé per sé ridete, esatto, secondo me. Esatto. Però... Domande ripetitive, troppo lento tra la domanda e la risposta, e troppe domande un po' senza senso.
Però sì, mi piace il concetto base e secondo me comunque entrate e ridete. Infatti quello è quello che ho detto anch'io. Cioè, allora, comunque le domande sono troppo ripetitive, è un po' inutili. Quindi 6,5, il concetto base secondo me era molto molto carino, si poteva fare un pochettino meglio, però se volete giocare... Però è come le parole lunghe, l'abbiamo fatto poi meglio per i fatti nostri con le domande che avevamo, esatto, l'abbiamo fatto quindi meglio noi. Questa sarebbe la copia da farne su Minecraft. Lo faremo. Esatto, lo faremo. Ci vediamo comunque, se volete ridere, bellina da giocare, ciao! Ciao!